Diciamo che la danza è la cenerentola dell'arte, viene sempre considerata un po' meno rispetto agli altri arti, rispetto all'opera o rispetto ai concerti, alla musica. Però è il suo pubblico, è amata, non è che non è amata, speriamo che in un futuro... Ecco, noi abbiamo fatto questa unione tra musica e danza, bellissimo, che è pianoforte e danza in realtà, che è proprio... È un'unione, è un amore vecchio, perché noi studiamo con il pianoforte, anche quando studiamo la lezione, anche quando studiamo una partitura, cioè schiacciano un ciliego dei cigni, si studia in pianoforte, quindi è un legame antico. Però qua è portato diversamente, quindi speriamo che questo almeno abbia funzionato, così prende i due mondi insieme e li porta in uno spettacolo. Abbiamo lavorato su dei pezzi che esistevano e altri invece che sono stati fatti apposta per lo spettacolo. E niente, nasce dalla voglia di portare uno spettacolo di danza con musica dal vivo finalmente, perché di questi nastri non se ne può più. E quindi questa è stata il primo input. Purtroppo poi c'è stata la pandemia e siamo rimasti un po'... come si dice, abbiamo cominciato, poi ci siamo fermati, poi di nuovo, poi insomma è stato un po' un andirivieni, però insomma poi alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo stati felicissimi di venire anche a Taranto a portarlo, perché insomma ci tenevo, io poi sto qui vicino, quindi ci tenevo moltissimo.